Ci senti, Sandro? Sigla di controcampo ancora. È finito il controcampo. Vabbè, sentiamo adesso. Sandro, ci sente? Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Controcampo. Sì, vabbè. Finito, una grande puntata con un tema caldissimo. Inter-Juventus. Un tema incredibile. Per l'Italia, sì. Il 2-1 incredibile tra la Virtus Entella e il Porto Gruaro. Ma no, chi? Scusi, Porto no, Gruaro allenato da Armando Madonna. Sì, vabbè, capito. Partiamo però da un altro 2-1, sì. Forse meno importante, ma comunque eccitante. Quello tra Inter e Juve. Insomma, forse un pochino più importante. E a proposito di eccitante, sì. Saluto subito in redazione Micaela Calcagno, che per Pasqua ci ha portato due uova di Pasqua incredibili. Ma la smetta questa storia. Speriamo però che non abbia sotto la sorpresa. No, 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 no. Una sciabolata morta. No, basta. Andiamo avanti. So. Micaela, torniamo da te dopo la mezzanotte per il Luca Selvaggio. No, Selvaggio, no. Ma entriamo nel vivo della trasmissione. Meno male. Grazie, grazie. Sì, di che? Mi dicono dalla regia che però l'intervista con il tecnico del Porto Gruaro non è ancora pronta. Se ne frega, frega. E allora andiamo a San Siro. Oh, meno male. Con il nostro inviato Capitan Ventosa. Che inviato avete, scusi. E salutiamo l'allenatore della Juve, Antonio Conte. Ciao, vabbè, Antonio. Meno male. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, Antonio, rimani lì. Partita ricca di episodi. Sì. Sì, vero, la tua, episodi da Moviola. Sì. C'è materiale per il nostro Graziano Cesari. Ciao, no, Graziano. No, no, paura. Grazie, Sandro. Ecco. E partiamo con le immagini e con il filmato che ho preparato. Ecco, vediamo, sì. Scusa, cos'è? Che filmato è? Scusate. No, queste le immagini. No, attenzione, mucchio selvaggio. Oh, cos'è partito? Cos'è? Deve esserci stato ovviamente un errore della regia. Direi sì, proprio. Un'altra cassetta, grazie. No, non è questa. È quella blu. Ho detto quella blu. Quella blu. È sua, scusi. Intanto che caricano le immagini, quelli dicevamo di tanti spera. Episodi che sono sfuggiti al direttore di gara. Qualcuno se ne sta. Sì. Episodi gravi da una parte e dall'altra. Sì. Potesta l'Inter e potesta anche la Juventus. Sì, sì, sì. Il regolamento parla chiaro. Quasi. Però c'è un episodio che ha inficiato tantissimo sul risultato finale. Un rigore solare non concesso dal direttore di gara a favore dell'Inter. Sì, vabbè, Graziano, dai, siamo alle solite. Sempre contro la Juve siamo, dai, per favore, su. No, Antonio, le immagini qui parlano chiaro. Facciamo partire poi il filmato. Speriamo quello giusto. Ecco, queste sono le immagini giuste. È il minuto 70 quando Ronaldo, velocissimo, entra in area di rigore. No. È contrastato in maniera regolare da Julian. Ma sono 20 anni fa. Questo perché che Moviola è? Non lo metto per la chiara. Qui è danno procurato. Guarda, ma è una partita di 20 anni fa, Graziano. Quindi è chiaramente calcio di rigore. Chiaramente calcio di rigore. È una partita vecchissima. Parla chiaro, il regolamento parla. Ma Moviola è? Grazie, Graziano. Ma di che? Ma grazie di che? Intanto mi dicono che non è ancora arrivato in zona mista ai nostri microfoni l'allenatore del Porto Gruaro. Ma basta. Rimanete qui perché so che lo state aspettando in tantissimi. E allora torniamo seri per un attimo e parliamo di un episodio molto grave che ci hanno segnalato gli amici del telefono azzurro. Ah, allora, un episodio successo a fine partita, ai bordi del campo, dove addirittura un vecchio, calvo, è cambiato, quello, avrebbe aggredito e picchiato un bambino. Non è un bambino. Tifoso della Juve. Non è Giovinco, non è un bambino. Ma erano due calciatori. Con le telecamere di Popi Bonnici siamo riusciti ad avere le immagini esclusive del pestaggio. Come non è pestaggio? Ce le hanno tutte queste immagini. E le osserviamo con te, Graziano. Cessando, in questo caso le immagini ci aiutano a capire come l'intervento non sia né cattivo e soprattutto non sia volontario. Ma insomma, sembra un po' l'opposto. Insomma, dalle immagini si vede. Questo vecchio che sta passeggiando con il suo girello, che probabilmente a causa del terreno bagnato scivola e con il suo girello appunto viene a travolgere il piccolo sostenitore della Juventus. Giovinco, non è andata così. Che qui addirittura vedete indossare la maglietta della sua squadra preferita, la maglietta bianco e nero. Gioca in quella squadra. Ma poi che girello c'è? Dov'è il girello? E qui mi chiedo che cosa facesse un bambino di quell'età in campo. Cosa c'entra il calciatore? Quindi me la prendo fortemente con i guardalini. Guardalini. Avrebbe dovuto impedire proprio tutto ciò. Ma perché? Proprio perché lo dice il nome. Deve guardare le linee. Guarda le linee. Lo dice regolarmente. Il regolamento parla chiaro. Non è un controllore. Grazie, Graziano. Che grazie. Ancora, che ci hai chiarito anche questo episodio.
Siamo giunti al termine. No, meno male, meno salutiamo male. Tutti quanti, i telespettatori, sì. Ci scusiamo, ma purtroppo l'allenatore del Porto Gruaro è richiestissimo dalle emittenti internazionali. Ma chi lo fila? E non è riuscito a venire al nostro microfono. Lo avremo settimana prossima, nella prossima puntata, in cui parleremo di un tema che sta sconvolgendo il mondo del calcio. Un tema incredibile, che crea discussioni incredibili. La moviola in campo sarà, la possibile introduzione, già dalla prossima stagione, delle porte triangolari. Cosa? Ne parleremo con un grande esperto di triangoli e cerchi, è Gianni Pitaglia. Ma no, no.